Ormai siamo alla fine dell'anno 2020, si ripeterà un altro 2020 con il 2021, quindi un anno terribile, pieno di cose brutte, oppure sarà un anno splendido, questo ovviamente non lo possiamo sapere. E cosa succederà ai mercati? Continueranno a salire o ci sarà un imminente crollo, soprattutto questo gennaio? Ecco cosa ne penso. Ciao, sono Michael e benvenuto in questo nuovo video. Prima di iniziare ti chiedo un bel mi piace per supportare il video con l'algoritmo di YouTube. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e iniziamo subito. I tassi di interesse sono la cosa al culmine, sono i tassi più bassi mai visti praticamente. Abbiamo i tassi a zero e per quanto riguarda gli Stati Uniti i tassi rimarranno tra lo 0 e lo 0,25% fino molto probabilmente al 2023, quindi ancora 3 anni. Perché non vogliono alzare i tassi finché l'economia non torna a risplendere. Questa cosa l'abbiamo vista anche dopo la crisi del 2008, perché i tassi di interesse per quanto riguarda la Fed negli Stati Uniti sono stati allo 0,25%, quindi ai minimi storici praticamente, per 7 anni di fila, dal 2008 al 2015. Praticamente ieri che sto registrando, Trump ha firmato il nuovo stimolo monetario per quanto riguarda gli Stati Uniti, 900 miliardi di dollari. E una cosa un po' folle è che il 25% dei soldi che ci sono attualmente nel mondo sono stati stampati nel 2020. Il 25% dei soldi, sapete quanti sono? È un quarto praticamente ed è una follia. Ovviamente non devono più stare a stampare tutta questa enorme quantità di denaro fisicamente, ma basta che cambiano un paio di dati su qualche foglio di calcolo, perché lo sappiamo, tutti i soldi ormai sono online, dentro ai cellulari, dentro ai computer, eccetera, eccetera. Il 31 dicembre 2019 l'S&P 500 chiude l'anno a 3.200 dollari, con circa un 30% di crescita rispetto all'inizio anno. Oggi che sto registrando, l'S&P è a 3.700 dollari, con un 15% di crescita da inizio anno, da inizio 2020. Negli ultimi 10 anni, invece, l'S&P 500 ha avuto un ritorno medio del 12-14%, che non è affatto male, anzi, però se consideriamo 11 anni, perché appunto c'è stata la crisi del 2008, il ritorno si abbassa drasticamente, passa circa al 6% medio annuo, che non è comunque poco. I mercati lo sappiamo, sentono la paura. Infatti, a marzo c'è stata la paura per la fine del mondo. Oh mio Dio, c'è questo virus, c'è la pandemia, cosa succederà? E i mercati sono crollati, ovviamente, con tutto quello che ne è conseguito. Poi abbiamo avuto anche una grande paura per quanto riguarda il lockdown, i vari lockdown, era tutto chiuso. Inoltre c'è stata anche la paura, soprattutto per quanto riguarda gli americani, per quanto riguarda le elezioni, Biden contro Trump, Trump contro Biden, e tutti, oh mio Dio, chi sarà il nuovo presidente? E adesso siamo di nuovo in questa situazione. Perché? Perché abbiamo il Covid mutato, il Covid-2. Partito dal Regno Unito, a quanto sembra, e per Natale è venuto a farci un saluto anche qui in Italia. Per le feste è arrivato il primo contagio in Italia. Fino a qui tutto, tra virgolette, normale, e poi esce un'altra variante mutata, ancora peggio di quella del Regno Unito, in Sudafrica. Quello che tutti si aspettano e che spero succeda è che il virus mutato venga fermato dai vaccini che stanno circolando al momento, che sono stati pensati per il Covid-1 e non si aspettava il Covid-2, 3 o quanti ce ne saranno. Se il vaccino invece non dovesse avere effetto sul virus mutato, molto probabilmente torniamo da capo e riniziamo tutto. È come se questo vaccino non è servito a nulla e tutto lavoro invano. Se il vaccino continuasse quindi a performare bene, sopra l'85%, 95%, quello che volete, ma comunque sopra l'85% già è buono. Moderna, Pfizer, BioNTech, quelle che c'è, continuano a salire e di conseguenza i mercati seguono la scia. Tutto tranquillo. Se però dovesse succedere la situazione opposta, che i vaccini non sono così efficaci, iniziano ad essere al 50% o meno efficaci, probabilmente il mercato avrebbe una bella inversione a ribasso. In quel caso torneremmo molto probabilmente alla situazione post-marzo. Ristoranti chiusi, nessun viaggio, Zoom che ha una bella impennata perché le persone iniziano a fare smart working, ma questo non è quello che ci interessa particolarmente, visto che la gran parte delle attività rimane chiusa e moltissime altre persone o attività potrebbero fallire, perdere soldi, stampare altri soldi. Periodo inflazionistico che vedremo nei prossimi anni enorme, ma già al momento è una follia perché un quarto dei soldi sono stati stampati nel 2020. Un quarto dei soldi. Ho quattro dita, una non c'era nel 2020, è comparsa. Pazzesco, diciamo.
Veramente mi aspetto quindi un prossimo crollo sul filo del rasoio per quanto riguarda la situazione vaccini e potremmo già averlo a gennaio, perché a gennaio avremo i primi risultati di come stanno andando i vaccini, se stanno avendo un riscontro positivo o non troppo positivo. Se andasse tutto bene, fantastico, pace, serenità, si torna a vivere tra virgolette normali, altrimenti round 2 e non dico nuovo lockdown o cosa, ma dico nuovo 2020, il 2020 di nuovo e non è bello. Oltre a tutto questo, c'è anche il vaccino di Johnson & Johnson, i cui dati verranno rilasciati a gennaio, quindi tra pochissimo. E sembra avere un'efficacia del 98%. Anche il mercato sta ascoltando un po' questo. Se dovesse andare tutto benissimo, perfetto, Johnson & Johnson porterà ancora più su i mercati, perché appunto è un vaccino efficace al 98%. Fantastico. Questo però lo dobbiamo vederlo ovviamente anche sul virus mutato. Se non dovesse andare bene, io mi aspetto che continua tutto a salire finché Moderna, Pfizer e tutti gli altri che ci sono continuano ad avere un vaccino efficace sopra l'85%. 95, come ho già detto prima, in quella soglia già va bene. Ovviamente comprendendo anche il virus mutato, perché altrimenti sarebbe tutto inutile. Poi c'è una cosa che non sta tenendo conto il mercato ed è il trasporto, la difficoltà del trasporto di questo vaccino. Perché a quanto pare, a quanto detto da Pfizer, BioNTech, la produzione del vaccino non è troppo un problema, ma la distribuzione sì, perché questo vaccino deve essere conservato a temperature ultra fredde e farmacie e ospedali non hanno queste tecnologie, possiamo dire, questi metodi di conservare a così bassa temperatura questi vaccini e soprattutto per trasportarli in camioncini, aerei o quello che è difficile. Serve magari del ghiaccio secco e rende difficilissima la logistica. A dicembre dovevano essere vaccinate 20 milioni di persone e ad oggi che sto registrando e mancano proprio 2 giorni alla fine dell'anno, neanche 4 milioni di persone sono state vaccinate in tutto il mondo. Ma un altro campanello d'allarme: i vaccini vanno bene, i mercati salgono, la vita torna a essere bella, felice, quello che volete. Però c'è un plot twist, c'è un fatto che lascia i mercati con il fiato sul collo, ovvero l'inflazione. Che vedremo nei prossimi anni, potremmo vedere veramente un periodo inflazionistico pazzesco, perché come ho detto, quattro dita, una è uscita nel 2020, un quarto dei soldi, è tantissimo. A questi livelli, con la quantità di soldi che c'è attualmente, l'S&P dovrebbe essere con uno zero in più, quindi quasi 40.000 dollari, forse anche di più. Ed è una follia. 40.000 dollari di S&P. Le criptovalute stanno facendo numeri stratosferici, anche perché molti istituzionali si stanno muovendo a comprare cripto piuttosto che oro, perché lo considerano un bene magari più sicuro, più rifugio, e questo sta stravolgendo il mondo. Non ci si aspettava una cosa del genere mai nella vita, e stiamo vivendo un periodo storico stratosferico, perché anche l'oro, classico bene rifugio per eccellenza che durante le crisi impenna, adesso sta avendo magari un minor exploit, possiamo dire, perché appunto gli istituzionali si stanno muovendo di più sul Bitcoin ed è per questo che il Bitcoin pochi giorni fa l'abbiamo visto quasi a 30.000 dollari. Sicuramente per quanto consegue l'inflazione o periodo storico che stiamo vivendo, essendoci così tanto flusso monetario stampato, immesso nel mercato o nel mondo, sicuramente vedremo un dollaro indebolirsi, come stiamo già vedendo, un'inflazione nei prossimi anni molto probabilmente aumentare e Bitcoin o oro, ma penso a quanto pare solo le criptovalute in modo potente, avere un grandissimo boost, perché appunto i soldi varranno sempre meno, i soldi reali che abbiamo in mano. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, ci sarà un crollo a gennaio? Se sì, perché secondo te, per quello che ho detto io, per altri motivi, o no, non ci sarà niente, i mercati continueranno a salire e vai. Per oggi è tutto, ti chiedo un bellissimo mi piace per supportare il video con l'algoritmo di YouTube, iscriviti se ancora non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!